Cari amici navigatori di Lucira Web, non so se vi sia mai capitato nella vostra esistenza di fare un grande progetto. Quando a ritroso attualmente penso ai miei progetti, i più grandi progetti di vita sono legati all'aspetto affettivo, all'amore, no? E quando uno pensa a un grande progetto, pensa di investire molto nella sua vita. Bene, anche la vita del cristiano è un grande progetto. Noi cristiani, non solo Dio è chiamato a investire molto in questo grande progetto, ma anche noi cristiani siamo chiamati ad investire molto in questo grande progetto. Quando più è grande il progetto, più ci si butta dentro. Il brano del Vangelo di questa domenica parla proprio della vita del discepolo come un grande progetto, dove, come voi ben sapete, non serve investire degli aspetti marginali o qualcosina della propria esistenza, ma bisogna investire tutto. Gesù nel Vangelo è molto chiaro: chi non ama il padre o la madre più di me non è degno di me. E addirittura chi non ama più più della propria vita la sequela di Cristo non è degno di Cristo. Vedete com'è importante questo nel nostro vivere quotidiano? Perché la vita del cristiano non è, il progetto della vita del cristiano non è quello di andare in chiesa la domenica, attenzione, ma il progetto della vita di un cristiano è quello di cambiare il mondo, di salvare il mondo. E voi capite come è necessario, e io direi anche indispensabile, nella società in cui viviamo, che ci siano dei cristiani nell'ambito del sociale, della politica. Dei cristiani veri, che siano cristiani fuori dal vestito e anche sotto il vestito, per essere sinceri, dei cristiani in ogni ambito della propria esistenza. Bene, un aspetto di questo grande investimento della vita del cristiano è quello che ha a che fare con i propri averi. Gesù ce lo dice nel Vangelo: chi non rinunzia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. E qui si svuotano tutte le chiese. E qui non ci sono più cristiani. Bene, cari amici navigatori, la vita del cristiano, da questo versetto del Vangelo, possiamo capire che è una grande sfida. È una grande sfida in cui Gesù Cristo punta su di noi. Questa parola del Vangelo non è un'utopia, ma è una realtà. La vita del cristiano è mettere al primo posto Dio, in ogni ambito, in ogni cosa, e capire che la vita non ci viene dal denaro, ma ci viene da Dio, come un dono gratuito. E dato che è un dono gratuito, noi siamo chiamati ad essere dono gratuito per il prossimo. Buona navigazione in Cristo.